Carissimi fratelli, pace e bene a voi tutti. Sono rientrato ieri dal Pakistan, quindi ho la mente ancora un pochettino annebbiata e il tempo per prepararmi è stato piuttosto breve, per cui spero anche di essere breve nella mia comunicazione. Ho scritto non molto tempo fa quella lettera che spero sia giunta anche alle vostre mani dal titolo Il dono irrinunciabile dei fratelli laici per il nostro ordine, nel quale più che altro ho descritto delle cose che osservo, che sento, no? Rimane fratello. Cosa rimane è fratello, no? Avete letto, no? Ho semplicemente ripreso cose che sento anche dai miei cari, alle volte da riprendere, ministri provinciali. Il dono irrinunciabile dei fratelli. Prima di tutto, dono. Ma se è dono, bisogna anche dire grazie. A chi dire grazie? Prima di tutto al buon Dio, allo Spirito Santo, che ha suscitato San Francesco, che ha suscitato i francescani e poi i cappuccini, e tra questi, in un tempo passato soprattutto, il maggior numero di fratelli laici. E se in seguito vorrei dire grazie a ciascuno di voi per aver accettato, accolto questa vocazione ad essere fratelli. Perché se Dio chiama ma nessuno risponde, non capita nulla. Quindi grazie a buon Dio e grazie a voi di tutto cuore da parte veramente anche di tutto l'ordine. Poi ho detto che è un dono irrinunciabile, cioè al quale non si può rinunciare. Perché? Perché senza voi, cari fratelli laici, all'ordine mancherebbe qualche cosa, secondo me, di essenziale. Il 9 di gennaio di quest'anno, insieme a padre Adolfo Nicolassi, il generale dei Gesuiti, sono stato dal Papa. Abbiamo trascorso un momento molto molto bello, così molto fraterno, no? Abbiamo riso e scherzato, no? Lui mi diceva, sai, qui questa è l'ultima corte di Europa, quindi la corte, immaginate, no? Chi si fa avanti perché vuole il posto migliore, tutti questi giochi, no? Il Papa mi parlava di queste cose, no? Poi a un certo punto parlavamo anche dei cappuccini e così diceva, però diceva, prima consacrati, poi sacerdoti, prima consacrati. E il Papa quello diceva così, non è che io l'abbia spinto a dirmi questa cosa. Perché? Perché in realtà il nostro ordine è in pericolo. Sono tornato ieri, no? Dal Pakistan. In Pakistan ci sono 29 fratelli di voti perpetui e 28 in formazione di voti temporanei. Di quelli di voti perpetui, uno è fratello laico. E nessuno di quelli che stanno in formazione temporanea ha manifestato il desiderio o di aver sentito una vocazione ad essere fratello laico. C'è una provincia in India dove l'ultimo fratello laico che c'era, anche quello adesso sta facendo così un po' di teologia per essere ordinato. Vuol dire che verrà a mancare una dimensione essenziale della nostra vita. Per chi? Per la testimonianza che siamo chiamati a dare come cappuccini e alla Chiesa. Allora, faccio un riferimento al tempo che stiamo vivendo. Siamo in tempo pasquale, no? Domani per i nostri confratelli in Grecia, per esempio, penso ai nostri confratelli in Etiopia, domani è Pasqua, no? Periodo di Pasqua. Proviamo a riflettere un momento, cioè a riandare tutti quei Vangeli di Pasqua che abbiamo ascoltato nelle ultime settimane.
cosa fa Gesù? Incontra, cioè incontra i discepoli che sono lì pieni di paura, no? Incontra e conforta con parole buone, con un saluto e un augurio di pace. Cosa fa? Accompagna, fa strada con quelli di Emmaus, ascolta, spiega, attende sulla riva di un lago o dice: vi precederò in Galilea, sarò là ad aspettarvi. Dà da mangiare, dice di riprendere la pesca. Gesti molto semplici, gesti della quotidianità. Non ha messo cotta e stola per fare questo, capite? Non c'è bisogno di mettere cotta e stola per porsi in ascolto, per accompagnare, per condividere un pezzo di pane e un po' di pesce. Questa è la realtà dell'incarnazione. Dio si è detto a noi in gesti di questo tipo. E io credo che questa è la grande forza che i fratelli laici nella storia ancora oggi hanno, vuol dire, hanno concretizzato: i gesti di una grande umanità realizzati, compiuti da persone consacrate che non avevano, come dire, né cotta né stola, che non potevano richiamarsi a qualche potere sacro, ma semplicemente in forza della propria persona, in forza della propria umanità e qualche volta anche qualche fratello, come dire, un po' strano e un po' furbo, ma che portava a compimento, no, il mistero dell'incarnazione. Dio si è fatto falegname, non sacerdote. E per questo dico, se venissero a mancare i fratelli laici, verrebbe a mancarci questa dimensione, cioè noi stiamo il rischio di sacralizzare tutto e di perdere questa dimensione così concreta, perché Dio si esprime in un bicchiere d'acqua, in un gesto buono. Chiaramente il ruolo del fratello laico è molto cambiato, no, nel tempo. Io penso che una delle caratteristiche dei nostri fratelli laici era quello che molti di voi l'hanno vissuto, forse qualcuno qua e là sta ancora così dentro gli ultimi ritagli, no, di quello che un tempo era la questa. Però io credo che dobbiamo imparare anche a vedere oltre o dentro il cuore di ciò che era la questa. La questa era prima di tutto un'occasione per incontrare la gente, per incontrare la gente a tu per tu, anzi per incontrare la gente in una posizione inferiore, perché tu chiedi e ti possono dire no. Io un po' l'esperienza l'ho fatta, beh, quando ho fatto il noviziato nel Trentino, mi hanno mandato a questuare l'uva. La cosa che più mi umiliava era il fatto che diceva: ma sono già passati, adesso io non so dirlo il dialetto trentino, però dicevo: sono già passati, erano già passati i frati minori, erano già passati quelli del seminario di Trento, erano già passati quelli dei Deognani che stavano lì a Bolognano, lì da due passi da Arco. Questo era abbastanza umiliante, di farsi dire: guarda che sono già passati qua. E poi, quando da studente di teologia due volte all'anno si fermava l'attività per una decina di giorni e tutti quanti partivamo a questuare nei villaggi, ricordo molto bene quello che mi ha detto: e tu che sei giovane, vai a lavorare. No, c'è la posizione, era una posizione anche umiliante, in cui chiedevi, ma non ti imponevi. Però era l'occasione di incontrare tutti. Abbiamo incontrato poveri, abbiamo incontrato ricchi, abbiamo incontrato i bestemmiatori, abbiamo incontrato anticlericali. Entravate o entravamo dappertutto.
Ora, cari fratelli, io credo che ciò che più contava in tutto questo era la persona del frate, che appunto senza potere, umile, chiedeva e che aveva un'umanità, era vicino. Io ricordo quel fratello che andava tutti gli anni alla questua nei stessi luoghi, conosceva tutte le famiglie, no? Arrivava e chiedeva come sta quello, come va quell'altro. Noi avevamo Fra Corrado, che era figlio di contadini, che si chiedevano anche come va la stalla. E andava lui in stalla e un anno ha detto: cari miei, dovete cambiare il toro, perché se non avete un altro toro che così non si va bene. E fu lui ad accompagnare il consorzio dalla Valle di Blegno alla fiera dei tori di Zugo per scegliere il toro che ci voleva. Però capite, è questo portare interesse alla vita della gente, questo interessarsi alle cose anche le più semplici. Oppure il fatto, mi ha molto colpito quando andavo a questo, a un certo punto hanno aperto una camera interna dove c'era una persona spastica, una persona che non si voleva far vedere a nessuno. Però il frate doveva entrare. E questo era la questua che ci permetteva queste cose. Ora dico, la questua non c'è più perché è cambiato, il nostro contadino non è più quello dentro. Però di cosa abbiamo bisogno? Io credo che abbiamo bisogno di frati che nella loro semplicità abbiano questa capacità di mettersi tra la gente, di continuare a interessarsi a cosa la gente vive, che sono capaci, come dire, di avvicinarsi senza far leva sul potere sacro. Chiaramente la benedizione che voi potete dare vale, io spero, quanto la mia. Spero che non vi troviate mai nelle condizioni di dover maledire qualcuno. Ma star vicini, far sentire che tu, come consacrato, hai un interesse per quello che lui sta facendo. E poi credo che una delle dimensioni molto forti, che non è tramontata e va in un certo senso profondamente recuperata, è quella della preghiera. Veniamo allora al nostro santo Felice da Cantalice. Quando morì, i frati, poi padre Rinaldo, se sbaglio, mi corregge, quando morì, le cronache raccontano che ci fu una folla immensa, no? Che venne per venerare le spoglie di questo santo quest'anno. A tal punto che i frati in convento erano stupiti, non capivano cosa stava capitando. Come mai? Cioè non si erano resi conto di aver vissuto accanto a un santo. Ma in cosa consisteva la santità di quest'uomo? Io penso proprio che passando in mezzo alla gente raccoglieva anche tutte le lamentele della gente. Raccoglieva i sospiri, anche il non detto, no? O prega per questa mia situazione, oppure quest'altra. Penso, abbiamo vissuto qualcosa di simile 2 mesi fa, no? Quando sono arrivati a Roma le spoglie di San Pio e di San Leopoldo. Quanta gente per dire un grazie o per chiedere una grazia, perché la santità parla. Allora, ciò che ha caratterizzato Felice, ma anche molti altri di questi nostri frati, canonizzati o non, è che quelli poi passavano delle ore a presentare al buon Dio tutte le pene che avevano incontrato. Erano degli intercessori. La preghiera di intercessione non è mai stata vissuta con tanta intensità, con tanta schiettezza, con un cuore forse lacerante, no? Perché si metteva dalla parte di chi non ce la faceva, ma si presentava a Dio così. E sappiamo che San Felice passava notti
aveva bisogno di pochissimo soldo, poi passava ore e ore a presentare a Dio questo. Per cui quando andava in mezzo alla gente, chi portava la gente? Io penso portava due occhi luminosi, no? Due occhi e un volto che è trasfigurato dalla preghiera. Ecco, a me pare che sì, che ci sono delle dimensioni nella vita, dovrebbe esserci nella vita di ogni frate, ma in particolare del fratello consacrato, questa umanità, come dire, profondamente formata, solcata, segnata, no? Mettetevi nel pane, no? Quando dovete preparare il pane, no? Bisogna lavorarlo, no? Bisogna darci dentro anche con forza, no? Perché sia, come dire, trasformato, no? Queste vite trasformate anche dai tempi della preghiera. Ma ultimamente, così casualmente, mi sono imbattuto in una frase semplicissima, ma che mi sta accompagnando parecchio, di Siluano, un santo monaco dell'Athos, che diceva: la preghiera è data a chi prega. E voi direte, ma cosa vuol dire? Cioè, la preghiera, come il senso della preghiera, no? Il gusto della preghiera, la preghiera continua è data a chi prega. Quindi c'è una parte, una componente anche, come dire, umana, uno sforzo che tutti siamo chiamati a compiere, una fedeltà ai tempi della preghiera, non solo quelli fatti in comune, ma la preghiera personale, perché questo ci segnerà profondamente, ed in fondo è ciò che ha segnato, penso, la vita di tutti i nostri santi fratelli. Io penso all'ultimo di cui ho avuto la gioia di partecipare alla beatificazione, Leopoldo Dal Pandelio, morto nel 1954, quindi non solo 100 anni fa. E quest'uomo, ci sono le foto suo, no? Vedete, due occhi che splendenti, no? Tu vedi che quello ha qualcosa dentro, una gioia che trasforma. Tra l'altro, faccio una piccola parentesi: quando sono stato dopo Natale insieme a Fra Raffaele, siamo andati a Gerusalemme, abbiamo incontrato Padre Neuhaus. Padre Neuhaus è un gesuita di origini ebraiche. I suoi genitori scapparono dalla Germania negli anni 30, andarono a vivere in Africa del Sud, Sudafrica. Poi lui, da giovane ebreo, va a Gerusalemme e mi ha detto: ho incontrato una suora anziana, mai in vita avevo incontrato una persona così felice. E questo è stato il moto che ha fatto scattare in lui il desiderio del battesimo. I suoi per 10 anni glielo hanno proibito. Dopo 10 anni, per un incontro con una persona piena di santità, lui viene battezzato. Chiede di entrare nei gesuiti, quelli dicono: prima bisogna discernere, no? La loro parola chiave, anche quella di questo Papa, no? E aspetta altri 3 anni, e adesso è lui che si occupa della comunità ebraica, cioè la comunità cattolica di lingua ebraica, e dei rifugiati e degli immigrati. Questo per dire come queste persone marcate profondamente dalla preghiera, senza parole trasmettono, sono un invito a credere alla fede. E così era Leopoldo Dal Pandelio. E poi Leopoldo Dal Pandelio era, come dire, l'apostolo delle 3 Ave Marie. Invitava la gente a dire 3 Ave Marie. E mica una grande cosa, ma pure le 3 Ave Marie di Fra Leopoldo Dal Pandelio hanno segnato e marcato molte persone. E io credo che questa è una gran cosa, il fratello laico spesse volte con poco niente, però trasmetteva così la fede, e lo può fare ancora oggi. Però chiaramente sono le forme cambiano, per cui
Io penso che sia molto importante che ogni fratello abbia la possibilità di sviluppare i suoi doni, di avere una formazione adeguata, e per trovare il suo posto, che sia nella fraternità, con un'attività fuori, con un'attività che può essere di tipo legata alla parrocchia, legata a opere sociali, perché i tempi sono effettivamente cambiati. Ma il fatto è, qualcuno forse dice: cosa? Non sei sacerdote? E quella è l'occasione ottima per dire: ma guarda che non ci sono solo i sacerdoti, ci sono anche quelli che fanno una scelta come questa. Cioè noi pensiamo sempre che se la gente non capisce, allora dobbiamo cambiare noi. Io penso che non dobbiamo cambiare noi, ma dobbiamo spiegarci. Dobbiamo dire perché, dobbiamo dire cosa stiamo facendo, dobbiamo dire cosa ci fa vivere. Perché dico questa frase? Perché una volta Miriam, era la nipotina di 4 anni, e guardava sua mamma e poi guardava me, no? Poi diceva: lo zio Mauro, chi lo fa vivere? No, a me è rimasta quella frase della bambina, perché le volte mi dico: ma tu di cosa vivi? Certo, di pasta asciutta e di tante altre cose, ma non soltanto, no? Di affetto, di riconoscimento, di tutte queste cose qua, no? Ma un po' al di là di questo, chi ti fa vivere? Cioè, cosa riempie il tuo cuore? Cosa ti fa essere contento in quello che fai? Ecco, io credo che in questo senso il servizio, la presenza del fratello è una presenza favolosa in mezzo a noi. Poi, adesso devo toccare un altro argomento, ma vi prometto che non mi dilungo più di quel tanto. Sapete che il nostro ordine, cominciando soprattutto da Flavio Roberto Carraro, poi anche con John Corridore, so anch'io che sto per arrivare così in dirittura finale del mio servizio, abbiamo insistito, abbiamo bussato, abbiamo scritto lettere, abbiamo coinvolto altri per dire: noi vogliamo che in forza della nostra consacrazione religiosa nel nostro ordine tutti i frati abbiano accesso anche a tutti gli impegni, a tutti gli incarichi della nostra vita, e quindi uno di voi possa, anche più di uno di voi, possa diventare tranquillamente ministro provinciale o un giorno ministro generale. Definitore si può, ma finora né vicario provinciale, né vicario generale, tantomeno provinciale e ministro generale. Bene, io non ho mancato occasione di ritornare sull'argomento quando ho trovato il cardinale, il prefetto della congregazione per i religiosi, e quando nel 2013, ricordo la data, il 29 di novembre, Papa Francesco venne ad incontrarci tutti i ministri generali riuniti, io avevo da fargli due domande. Allora, la prima domanda che gli feci fu: ma cosa pensasse lui così della vita fraterna? E allora mi raccontò: vita fraterna senza conflitti non è vita fraterna, diceva, perché se non ci sono conflitti vuol dire non c'è vita, no? Però dicevo: però sappiate che se i conflitti non si accarezzano, no? Con una certa tenerezza, e non si affrontano, scoppiano. Questo è peggio, no? Poi gli dissi: non mi sembrava giusto chiedergli, ma lei è d'accordo o meno che i fratelli laici possano accedere a tutte le cariche? Perché mi sono detto: lui è un gesuita e io non so come stanno le cose tra i gesuiti. Allora mi sono detto: devo formulare la domanda in modo un po' diverso. Allora gli ho chiesto: quanto tempo ancora dobbiamo attendere una risposta positiva circa la possibilità che tutti negli ordini religiosi, che siano ordinati o no, possano accedere a tutte le cariche? Perché dico: non voglio mettere il Papa in difficoltà, non voglio fargli dire sì o no, ma voglio dargli il tempo per pensarci. Bene. Allora, il 9 gennaio, quando sono stato da lui, io gli ho detto:
Papa Francesco e i fratelli, la risposta è sua, io sono d'accordo. Oh, questa è la più bella notizia che ho ricevuto io quest'anno. Ora si tratta di fare i passi per arrivare però a cambiare il diritto canonico, perché va cambiato il diritto canonico. Allora mi sono precipitato quasi, per così dire, perché tre giorni dopo ero dal segretario della Congregazione per le Religioni e ho detto, guarda che il Papa è d'accordo. Ha detto, allora facciamo una commissione, e noi della Congregazione e quelli del, non so io di quell'altra congregazione, io ho detto, ma forse è meglio di no. Perché se quelli fanno la commissione tiriamo avanti per altri 20 anni. Tanto lascia fare a noi, cioè lascia fare a noi dell'Unione Generale. Noi abbiamo la nostra commissione giuridica, loro prepareranno le basi che poi facciamo andare avanti, facciamo avanzare le cose. Ma intanto abbiamo il Papa come alleato. Avremo molte resistenze a diversi livelli. Perché naturalmente insomma, condividere il potere non è sempre, non so, cioè forse di mezzo a poco è questo, no? Poi ci sono ragioni teologiche su questo. Però sono molto contento di sentire dal Papa questa sensibilità ad entrare in un argomento che è importante. Va bene, fratelli, adesso termino con un invito. Sono felice di avervi qui con noi quest'oggi. Ma vi invito anche a vivere la vostra scelta di vita con gioia profonda. Abbiamo qui davanti a noi la prima fila, il secondo c'è Fra Wilhelmus, che viene dall'Indonesia. E lui, quando qualcosa gli va bene, dice, io contento. Io contento. Non c'è bisogno di dire io sono. Io contento. E allora capisci che sta vivendo un momento di profonda gioia. Ecco, è così importante che la scelta di vita che abbiamo fatto la viviamo con gioia, senza rimpianti. Perché dico questo? Perché spesso mi sono imbattuto in fratelli laici che rimpiangevano di non essere sacerdoti. E se tu vivi la vita rimpiangendo qualcosa che non hai avuto, non puoi essere felice, cioè non puoi trasmettere agli altri profonda serenità. E vi do un esempio. Un anno ero provinciale in Svizzera, il nostro convento di Solothurn, ero in visita. Allora, prima di incontrare i fratelli singolarmente, li ho incontrati in gruppo. Erano anni di contestazione, Allora la fraternità, almeno alcune fraternità, dicevano, capisci, noi non vogliamo più celebrare la messa tutti i giorni, come si fa a digerire una messa tutti i giorni, e così via, insomma, una grande questione. Poi sono andato a incontrare i fratelli singolarmente, quando incontravo più di un fratello laico, mi ha detto, se io fossi sacerdote, anche due volte al giorno la celebrerei. Allora, mi capite, io capito, c'è una ferita, cioè. Qui uno si porta dietro la ferita di qualcosa che gli è stato negato o per chissà per quale ragione. Ecco, io credo che l'esempio che ci hanno dato Padre Pio e Padre Leopoldo è stato che o per la loro situazione fisica, per tante ragioni, sono stati obbligati a vivere, come dire, in spazi ridottissimi, ma hanno trasformato la loro situazione in un luogo di grazia, cioè anche se per caso ti è stato detto no, non rimanere su quel no, cerca di andare a fondo, di capire le risorse che il Signore ti ha dato per fare quella vocazione, per star dentro in quella vocazione che ti è stata data, proprio nel senso di quelle lodi di Dio l'Altissimo, no? Quando San Francesco dice tu sei tutta la nostra ricchezza sufficienza, cioè tu sei tutta la mia ricchezza sufficienza, di te vivo, per te vivo, te desidero comunicare ai miei fratelli. Grazie.